Eccola qui la nuova Civic Type R, una vettura incredibile, 25 anni di storia di questa sigla. In realtà con la Civic è arrivata un po' dopo, nel 1992 ha debuttato prima di tutto sulla NSX e poi è arrivata su altri modelli, in particolar modo la Civic, una vettura che è molto diversa da quella di precedente generazione, 4,56 m la lunghezza, 2,70 m di passo, la piattaforma è completamente differente rispetto a quella di nona generazione, che diciamocelo era fondamentalmente un restyling della vecchia. Questa è una vettura completamente diversa da un punto di vista esterno, ma anche da un punto di vista meccanico, e le migliorie hanno permesso a questa Civic, la più potente oggi in listino, hanno permesso di abbattere di 7 secondi il record al ring del modello precedente. Adesso gira in 7 minuti e 43 secondi e quindi dimostra di essere nettamente più veloce rispetto alla precedente, ma soprattutto anche più piacevole da guidare. Un tempo incredibile che trova nel telaio, nella nuova aerodinamica sicuramente dei validi alleati, e anche nel motore, che a differenza del passato esprime qualche cavallo in più. Ora sono 320 a 6500 giri e 400 Nm di coppia già a partire da 2500, rimane costante fino a 4500. Ma quello che cambia in questo motore sono alcuni dettagli: cambiano anche i rapporti al cambio, che sono del 7% più corti, cambia moltissimo, come vi dicevo, l'aerodinamica, perché innanzitutto la vettura ha un design completamente differente, più bassa rispetto alla precedente, è più lunga, ma soprattutto poi la zona frontale, la vedete, è stata completamente ridisegnata, sembra venuta dallo spazio questa vettura, e in particolar modo nella parte bassa viene introdotto questo splitter con questa finitura in simil fibra di carbonio, ai lati del quale trova posto questa pinna che serve sostanzialmente per indirizzare i flussi nella zona laterale della vettura e per separarli dalla parte superiore a quella inferiore. Mi piace moltissimo come è fatta il raccordo di questa griglia con il faro, lo vedete, a LED, e questa griglia con questo montante in nero lucido che va a coprire parte della presa d'aria di raffreddamento del motore. Nelle zone laterali trova posto una finta presa d'aria, la ritroviamo anche dietro, però con il padellino per il sensore di distanza, mentre di qui, vedete, è aperto per andare a raffreddare l'intercooler, mentre qui nella zona laterale trova posto questa presa d'aria che sostanzialmente lavora in sintonia con la pinna. L'aria soffia all'interno di questo passaruota, va a svuotare la pressione all'interno del passaruota stessa generata dalla ruota da 20 pollici gommata 245/30 ZR20, uno sviluppo apposito di Continental, e poi va a proseguire appunto il flusso dell'aria verso la zona posteriore seguendo la linea della minigonna e venendo nuovamente indirizzata da questa pinna verso la zona posteriore. Anche dietro cerchio da 20 pollici, zona posteriore anch'essa molto elaborata con questo estrattore dell'aria, vedete, è molto presente da un punto di vista scenico, triplo scarico, poi vi spiegherò che funzione ha, e poi questo super alettone a vassoio nella zona superiore che viene attivato sostanzialmente da questi piccoli deflettori che trovate montati nella parte alta dell'1.8. In realtà non sono solamente degli elementi estetici quelli che vedete, ma servono proprio ad infrangere i flussi e fare in modo che l'ala lavori meglio. Quindi tutto quello che andiamo a riconoscere come elemento di design in realtà è stato introdotto con una funzione aerodinamica, ed è per questo che poi la vettura è così veloce. Mi piace farvi notare come la pinza Brembo monoblocco sia a 4 pistoncini, il disco sia da 350 mm forato, lo vedete, è bellissimo questo disco. Poi mi piace molto come è fatta la sospensione posteriore, perché guardate che bello che è l'attacco della barra antirolio, davvero pazzesca questa sospensione multilink posteriore, ed è davvero pazzesco anche tutto il kit aerodinamico che è stato studiato per far andare forte questa Civic Type R. Elemento chiave della performance di questa vettura è ovviamente il motore 2000 turbo da 320 cavalli, grande attenzione è stata posta dai tecnici Honda anche nel raffreddamento del motore, come vedete questa presa d'aria che troviamo sopra il cofano serve proprio per andare a far defluire il calore, questo, la gestione del calore è stato sicuramente uno degli elementi chiave che ha reso davvero incredibile la performance di questa Type R. Ma andiamo a vedere come è fatta dentro. Come al solito partiamo dai materiali del pannello porta, di discreta qualità, morbido ma non morbidissimo. Mi piace la finitura in fibra di carbonio, mi piace anche l'alcantara che va ad arricchire la zona centrale, alcantara che ritroviamo anche nella finitura di questi sedili, che sono con delle sponde molto presenti, sono ovviamente racing, sigla Type R qua al centro, e poi queste feritoie a sottolineare un aspetto davvero molto racing. Saliamo a bordo, andiamo a vedere come è fatta. È una vettura molto particolare per quanto riguarda lo stile fuori, anche dentro lo vedete, ha una definizione prevalentemente
orizzontale con una zona centrale rivolta leggermente verso il guidatore, mentre la strumentazione è di tipo completamente digitale. Cambia impostazione sulla base del driving mode che andiamo a selezionare, lo vedete, da comfort a sport cambiano i colori, ma cambia anche leggermente la grafica. Questa rossa è ovviamente per andare a sottolineare la presenza di tutte le impostazioni più sportive che si possono avere su questa vettura. La palpebra, la vedete, va a coprire la zona centrale del cruscotto, anche qui finitura in fibra di carbonio. Invece al centro troviamo questo schermo da 7 pollici con un software molto completo. C'è Android Auto, c'è Apple CarPlay, c'è praticamente tutto quello che serve per integrarsi con i vostri smartphone di ultima generazione. Qui nella parte centrale invece troviamo il climatizzatore. Cambio ovviamente manuale, in alcune versioni, non in questa, è disponibile anche la ricarica wireless, sicuramente invece per l'Italia ci sarà, visto e considerato che arriva la versione al top di gamma. Andiamo a vedere come si sta dietro. Eccoci qui, sedile anteriore impostato sulla mia dimensione. I 2,70 m di passo, ragazzi, si sentono perché ci sto bene. Lo vedete, guardate, riesco anche a muovermi. Una macchina, questa è una World Car, è stata pensata per le famiglie sostanzialmente di tutto il mondo, e questa ne è la versione più potente. Solamente i capelli qua sono un po' alti nella zona posteriore, toccano un po', lo vedete, sul tetto, ma in realtà non tocco fisicamente con la testa. Devo dire che ci sta molto bene. Andiamo a vedere anche com'è il bagagliaio, perché prima non ve l'ho fatto vedere. Sempre commovente come è fatto questo alettone. Allora, 480 circa i litri, 420 se si arriva qui, 480 se invece si arriva al tetto. Il bagagliaio è abbastanza ben organizzato, c'è solamente questo scalino nella parte finale, frazionamento 60-40, e c'è un po' di dislivello tra la soglia d'accesso e quella d'appoggio, ma tutto sommato devo dire che non è niente male. Sotto ci sono i kit gonfia e ripara e i set di emergenza, ma io direi che è venuta l'ora di scendere in pista con questa rossa e vedere come va. Andiamo. Ok, scendiamo in pista a bordo della nostra Civic Type R. 25 anni di storia di questa sigla, una sigla che oggi sulla Civic ha portato 320 cavalli e 400 Nm di coppia massima, un telaio completamente rifatto rispetto a quello della nona generazione. Come vi ho detto prima, nella parte statica abbiamo un incollaggio delle lamiere che permette a questo modello di essere molto più rigido, al 38% in più di rigidità torsionale. Poi ci sono tantissime altre novità che riguardano le sospensioni, che riguardano anche lo sterzo e moltissime altre componenti che permettono a questa Type R di abbassare il record al Nürburgring a 7 minuti e 43 secondi a rotti. Quindi una macchina ultra veloce in pista, una macchina che ha dimostrato tutto il suo potenziale anche nelle corse TCR con la nona generazione, e con l'arrivo della decima sicuramente riuscirà a imporsi nuovamente anche in pista tra le vetture pensate per l'utilizzo in pista derivate dalla serie. Ok, dai, vediamo di metterci dietro al nostro istruttore. Vai, vai, cerchiamo di goderci un po' questo circuito dell'Austritzring. Tra l'altro lo stiamo girando sul lungo, quindi quello bello, quello dove girano anche le moto. Andiamo a picchiare giù tutto il freno, bellissimo, mamma mia. Vai, vai, bella, bella, bellissima macchina, top macchina, veramente al top. Giù tutto, cons. Bella, qua stanno già iniziando un po' a tiracchiare, ci si diverte. Quinta marcia, 180 all'ora. Entriamo dentro in questa curva che è invece una sorta di ritorno. Vedete come, vedete come la macchina comunque un pochino parta. Bella, ragazzi, tiene benissimo, un bellissimo telaio, è molto ha un appoggio pazzesco. I cerchi da 20 pollici aggrappano in un modo incredibile. Andiamo a frenare forte. Belli i Bremboni, i Bremboni frenano, ragazzi, frenano anche la grande, 350 mm di diametro, pinza a 4 pistoncini, ultima tecnologia, monoblocco. Questa è una pinza veramente di quelle super top. Andiamo a frenare forte con l'aiuto della scalata. Bello, 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 vai Agile, portami dentro alla curva, vai, andiamo fuori. Tende un pochino a smusare, del resto tutta questa potenza è tanta. Quarta marcia, bello il cambio, bellissimo, mi piace molto. 180, 190. Bella, andiamo a staccare forte a questa curva,
sotto ai 200 metri, beh qua si stacca come una macchina da corsa, ragazzi, pazzesca. Ho qua tenuto la quarta, potevo metterci anche la terza, andiamo. Bella, 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 top. Bellissima, ragazzi, questa macchina va veramente forte, bella, brava Honda, hai fatto un motorino che spinge davvero tanto, una bellissima soluzione per una vettura che è in grado di combinare molti mondi, perché in soft mode è in grado di essere davvero molto confortevole, mentre nella modalità, quella un pochino più sportiva, diventa davvero una freccia. L'avete visto qui anche in queste curve dell'Austin Ring, ragazzi, la macchina si difende alla grande. Bisogna sempre usare il rapporto giusto, perché quando si è sotto di giri questo turbo tende un filino a non averne tanto, sembra quasi un aspirato come comportamento. Bello, mi piace questo motore perché è un turbo ma è un pochino vecchia scuola, un po' Honda, è vero, non gira 8000 giri, ma tende ad andare forte 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 una volta superati i 3500 giri. Quindi è vero che ha la coppia già 2005, ma per avere tutto bisogna mamma che pelo, bisogna, per avere tutta la coppia bisogna taglierlo tutto sopra i 3500 giri. Quindi macchina bellissima, va forte, bello l'impianto frenante, bello il telaio, si sente tutto quello che passa sotto le ruote, molto bello lo sterzo, molto bello il comportamento delle sospensioni che cambiano davvero appunto carattere nel momento in cui andiamo a spostarla in modalità R+. L'unica cosa che non mi convincono sono queste gomme, le Continental, non vanno male, ma come direbbe Galeazzi, bene ma non benissimo. Quarta, ci prendiamo anche un po' di scia dell'istruttore, non ci dirà nulla. Questo è uno dei loro piloti. 200 all'ora, andiamo a staccare ben sotto ai 200 metri, grande frenata. Bella, bravissima come entri in questa curva, brava Type Art, bravissima. Qui si sta iniziando a tiracchiare intanto, bravo. Tende un filino a scusare, questa è una cosa che cerco di dirlo un pochino, cerco di trasferirlo, perché comunque c'è un filino di sottosterzo, però non c'è coppia negativa sul volante, quindi la cosa non dà molto fastidio, bisogna solo tararsi un attimo. Ok, la riportiamo in comfort e iniziamo a raffreddare. Devo dire che la macchina va veramente molto forte, è bellissima da guidare, il motore non è evolutissimo rispetto al modello precedente, è vero, i rapporti sono un pochino più corti, dà l'idea di essere un pochino più agile nel prendere giri, ma secondo me fondamentalmente la prestazione è abbastanza simile, fa 272 all'ora, 5,7 da 0 a 100 più o meno, siamo in linea con il vecchio modello. Quello che è cambiato molto dal passato è il comportamento del telaio. Ora l'auto, l'avete visto, è abbastanza agilina di retrotreno e da questo punto di vista vi permette degli inserimenti in curva molto veloci, molto rapidi, però mantiene una grande concretezza del retrotreno, quindi è vero, se in una prima fase rimane un pochino agilina, rimane, vi dà quel gusto un pochino che vi dà anche la Fiesta ST per intenderci, anche se è una categoria inferiore ovviamente la Fiesta ST, ma poi viene fuori tutta la concretezza della sospensione multilink studiata alla grande, veramente è una sospensione che lavora molto bene e soprattutto lavora in sintonia con quella anteriore, con questo nuovo telaio che con le nuove procedure di incollaggio è più leggero rispetto al precedente, ma soprattutto offre il 38% di rigidità torsionale in più. Insomma, l'avete visto, in pista è mostruosa, ragazzi, mostruosa, questa macchina va fortissimo, la voglio tantissimo, un po' come tutte le macchine che vanno forte su cui mi diverto molto, questa è una macchina che mi piacerebbe tantissimo nel mio garage ideale avere. Certo, per quanto riguarda le questioni estetiche non ne vado matto, forse è un filino troppo tamarra per i miei gusti, ma ragazzi, come si guida? Si guida da Dio. C'è questo retrotreno che parte un po' in inserimento di curva, ma poi diventa molto solida in appoggio, e questo sistema agile permette alla vettura di rimanere molto cuciti alla curva e anche di avere un inserimento davvero molto veloce. Solamente nelle fasi di uscita, avete visto, c'è un po' di sottosterzo perché i cavalli sono tanti, la pressione delle gomme era anche abbastanza alta, oggi fa molto caldo e probabilmente anche gli pneumatici che stavamo utilizzando non erano proprio freschissimi, però
devo dire che la performance è veramente pazzesca, è una frenata incredibile, e poi quello che mi piace moltissimo è che questa vettura riesce ad essere anche una perfetta vettura da strada. In questo momento l'ho messa in comfort, sembra di guidare la tre cilindri 1000, la Civic normale, perché le sospensioni sono morbidissime, ma allo stesso tempo anche lo sterzo diventa molto morbido e tutta la vettura risponde in modo estremamente normale, esattamente come una Civic di tipo tradizionale. La posizione di guida non è niente male, perché si ha un sedile che è davvero molto contenitivo, soprattutto nella parte alta, e anche la posizione di guida, la vedete, è davvero molto ben cucita addosso al pilota. Nonostante la mia altezza 1,90 m, riesco a stare davvero molto comodo. 25 anni di mito per questa sigla Type R, che arriva al 2017 con una Civic di decima generazione, che è davvero spettacolare per quanto riguarda la guida. Chissà se va di più della NSX del 1992, secondo me sì, e deve essere anche probabilmente più bella da guidare, con tutto che la NSX era davvero bellissima ed è una vettura che porto nel mio cuore. Molto bella, bellissima l'integrazione tra l'elettronica, il telaio e il motore, è una vettura che è davvero molto consistente nella performance, è in grado di andare molto bene anche su strada, è davvero molto confortevole per scatenarci poi in pista. Mi piace moltissimo anche il triplo scarico, non ha una funzione solamente estetica, ma a bassa velocità è in grado di creare appunto delle contropressioni che aumentano il suono, e ad alta velocità invece migliorano, tengono solamente le frequenze buone, mantenendo comunque una soglia di aggressività. Quindi nulla in questa vettura è solamente estetico, è tutto funzionale, esattamente come sulla CBR 1000, che proverò alla fine di questo video. Faremo un giro di pista davvero pazzesco con questa moto, che è 25 anni che è sulla cresta dell'onda, si è partiti con la CBR 900 e si è arrivati oggi a questa CBR 1000 RRSP Fireblade, che è davvero pazzesca, 192 cavalli, da godersi soprattutto in pista. Passiamo dalla Type R al CBRone. Troppo bello. Scendiamo in pista con la CBR 1000 RR di nuova generazione 2017. Bellissima, ragazzi, è una moto bellissima. Era un po' di tempo che non andavo in pista con la moto, mi sono sempre divertito quando facevo questo lavoro nelle due ruote, adesso era un po' che non andavo. Bellissimo. Come va, ragazzi? Spinge fortissimo, motore veramente bello, il vero link tra la Type R e la CBR, oltre ai 25 anni di storia. Pensate quanta gente ha guidato queste moto e queste auto nel mondo e ha goduto tantissimo. Bellissima la pista dell'Aussitzring, andiamo fuori dalla curva, c'è tutto, l'acceleratore si tiene la moto. Figata atomica! Spero che si senta qualcosa. Questa è una moto bellissima. Comunque, dicevo, il vero link, oltre alla sigla Type R CBR 25 anni, è l'elettronica. È l'elettronica che si ha su questa moto, che controlla le sospensioni, rendendola molto morbida e molto guidabile su strada. Ma una vera superbike quando andiamo in pista. La pista dell'Aussitzring è un po' rovinata, ve lo dico, per cui non lamentatevi se in alcune curve non spingo un po', perché non mi ricordo più come si fa andare in moto. Qui c'è il muro qua di lato che è bello vicino. Vai giù tutto. Bellissima, una moto da piloti, va fortissimo, è facile, è bella tecnicamente, ha queste sospensioni elettroniche che la trasformano, ci potete andare al mare molto tranquillamente assistiti dall'ABS e dal controllo della trazione, anche se tornate a casa c'è un po' di bagnato, andate belli sereni, ma allo stesso tempo
andate come dei caccia bombardieri in pista, mamma quanto va! Bellissimo il link tra la Type R e la CBR 1000, sono due modi di esprimere la performance, firmata Honda, pazzeschi. Veramente peccato che Honda stia andando così. In Formula 1 non se lo merita, perché riuscire a tirar fuori due prodotti come la Civic Type R e la CBR 1000 dagli stessi stabilimenti fondamentalmente in Giappone è qualcosa di incredibile. Bravissima, vera opera di ingegneria, ragazzi. È vero, ci sono tante moto ad alto livello in questa categoria, tutte spiccano per qualcosa. Questa forse non spicca in nulla in assoluto, però è certamente quella più equilibrata in tutti i segmenti. Brava Honda! E intanto vado a farmi un altro giro. Che bella, ragazzi, moto stupenda. Ringraziamo tutti i ragazzi che sono stati incredibili. La moto è bellissima, veramente bella. Questo sistema di sospensioni attive la rende davvero incredibile. Bellissimi i Bremboni, San Brembo, frenano da Dio. L'ABS anche lui lavora abbastanza bene, bisognerebbe forzarla un pochino di più per capirla, e poi anche devo dire la sospensione posteriore lavora benissimo. Il telaio sostanzialmente è l'evoluzione del precedente, a livello di materiali il disegno è rimasto praticamente lo stesso, mentre il motore è più potente e anche l'elettronica di controllo è spaziale. Quindi brava Honda, bellissimo il link tra il CBR e la Type R. Quindi che dire, alla prossima puntata, alla prossima prova, non mi resta che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao, sono senza musica.